avvocato generale della Corte d'Appello di Roma. Allora, insignito della Colomba della Pace, quest'anno i valori fondanti di questo premio sono sentiti forse più che mai. È l'anno santo straordinario, abbiamo un dibattito sulla misericordia, sulla solidarietà. Quanto è importante ricevere questo premio proprio quest'anno, in questo momento storico? Eh beh, è importantissimo, perché proprio questo è l'anno, diciamo così, oltre che della pace e della misericordia, ma anche della minaccia più grave che subisce il nostro paese, cioè la minaccia del terrorismo di matrice islamista, cioè, tanto per intenderci, del terrorismo più spietato, quello dello Stato Islamico, dell'ISIS, del Daesh, che dir si voglia. È una minaccia che incombe non soltanto sul nostro paese, sull'Italia, ma incombe in modo particolare su Roma e in modo particolare sul Vaticano, perché abbiamo letto tutti sui giornali quello che vogliono fare, ma non lo potranno fare perché il nostro sistema di sicurezza sarà eccellente, secondo me, e finora ha funzionato, e io spero che funzioni. Naturalmente bisogna stare attenti anche a parlare in questo modo, perché, come è stato ricordato da personalità più, dalle persone più competenti di me, non c'è nessun paese a rischio zero in questo momento, ma noi stiamo facendo di tutto, le forze dell'ordine, la magistratura, tutti gli organi competenti, per assicurare la massima tranquillità, la massima sicurezza e quindi la massima pace. Noi siamo molto confortati dalle sue parole, questo ci rallegra, però giustamente, come dice lei, nessun paese è a rischio zero. Un'altra cosa, dibattiamo oggi una tavola rotonda che avrà pensieri laici e religiosi a confronto, proprio sul tema della misericordia e della solidarietà. Lei quanto pensa che sia importante questo tipo di confronto, il religioso e quello laico? Beh, importantissimo. Ogni dialogo è importante, anche il dialogo interreligioso, ma quindi in questo caso noi parliamo di un dialogo fra laici e religiosi, che c'è sempre stato in Italia. Quindi io sono un laico e un religioso insieme. Io ho fatto anche il chierichetto, ho servito messa, è una cosa, come si suol dire, sono rimasto sempre, io sono di religione cattolica cristiana, però da giudice, da organo dello Stato, io sono un laico che naturalmente ha trattato la religione sempre con la grande passione, perché io sono un appassionato della religione cristiana cattolica, di Gesù Cristo, del mio cristianesimo, però ho tenuto sempre a distinguere i due campi, il campo laico e il campo nella mia attività di giudice. E questi sono sicuramente, diciamo, i motivi che hanno portato alla sua premiazione, quindi in bocca al lupo per questo premio, evviva! Grazie Dante, grazie.